hanno Lucio. Guardate, guardate ragazzi, com'è elegante. Tanti auguri a Lucio, tanti auguri a te. Che buona. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno speciale perché un componente della nostra famiglia farà il compleanno. Purtroppo però ragazzi, non sono io a farlo. Ragazzi, brutte notizie, neanche io oggi compio gli anni. Perché guardate me? Non è neanche il mio di compleanno. A fare gli anni, visto che non sono né io, né mamma e né babbo, rimane un componente della famiglia. Avete già capito chi è? Secondo me Giorgia hanno capito di chi si tratta. Guardate un po', oggi compie gli anni Lucio, il nostro cagnolino. Dovete sapere che lui oggi compie 11 anni. Sembrano pochi, ma per l'età canina in realtà lui dovrebbe avere indicativamente 80 anni. Quindi è già vecchiotto. E quindi io, la mamma e Giorgia abbiamo deciso di fare una super festa di compleanno. Senti un po' Giorgia, secondo te per organizzare una super festa di compleanno cosa ci vuole? Allora babbo, per fargli una grande festa ci vogliono soprattutto i regali, la torta, preparare un super allestimento, vestirlo elegante. Comunque mancano ancora un sacco di cose. Ah babbo, dimenticavo che si deve anche chiamare i suoi amici. Bene Giorgia, allora se sei d'accordo con me, io e te usciamo e andiamo a cercargli qualche regalo. Ok. Lo scelgo io o lo scegli te? Lo scelgo io. E allora andiamo. Io intanto inizio a pensare un po' all'allestimento e a cercargli il vestitino. Giorgia, facciamo presto. Sì sì. Ah ragazzi, dimenticavo, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale, ma soprattutto continuate a seguirci per vedere cosa succederà. Ciao! Ecco Giorgina, siamo arrivati. Allora guarda un po', lì c'è il negozio che vende tutto per animali. Ok, quindi ora si va lì e si cerca qualcosa da regalare al nostro cagnolino Lucio. Giorgia, questo è il regno degli animali. Ma guarda quanta roba. Quanta languria. No, guarda qua. Allora facciamo così Giorgia, ci dividiamo. Ok. E cerca qualcosa che potrebbe servire a Lucio, che può essere una cosa che gli può servire o qualcosa dove ci può anche giocare. Sì babbo, va bene, ma ti ricordo che Lucio distrugge di tutto. Allora devi trovare qualcosa che sia veramente duro, ok? A Lucio serve una pettorina, che quella sua ormai l'ha rovinata tutta. Pettorina, ok. Ok, sappiamo la misura? Come dire, no. Quindi io direi di evitare di comprare una cosa che magari non gli sta, che dici? Ma pure qui ci sono del... no. Sì, però non sappiamo la misura. La pettorina è come un paio di scarpe, come una maglietta. Se non sappiamo la misura si rischia, se arriva lì poi non gli sta. Compiamogli qualche giocattolo, lui sì, si tira. Vai, allora, avevi visto prima qualcosa? Sì, un osso completamente indistruttibile. Vai, fammi vedere. Sarebbe questo, ma paura che sia troppo grande. Però toccalo, è durissimo. No, non è troppo grande. Allora, questo lo vuoi prendere? Sì. Va. Perfetto, per ne prendiamo uno. Ci sono un miliardo di cose, è tutto impossibile. Guardate ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è più giocattoli qui che un negozio di giocattoli. Per bambini, ovviamente. È vero, sì. Vai, qualcos'altro, vediamo. Riscelgo questo. Ok. Perché poi questo qui è rosa, ma non mi piace perché... Questo. Questo. Di là. Allora, Giorgio, l'ultimo giocattolo che suona. L'ultimo giocattolo che suona, avevo visto la ciabatta che suona. Vuoi prendere la ciabatta? Aspetta, ce ne sono altri tipi di ciabatte. No, vabbè, riprendiamo questa qui rossa. Perfetto. Manca se troviamo i cappellini da festa di compleanno per cani. Li ho trovati, questi qua. Sono pensati per cani. Perfetto. Beh, andiamo a pagare. E poi si va a prendere la torta. Sì. Bene Giorgia, allora abbiamo comprato i regalini per Lucio, abbiamo comprato anche i cappellini con la candelina per la torta. Ora non ci resta che andare a prendere la torta. E allora cintura e andiamo a prendere la torta. Ok. Ragazzi, siamo arrivati, siamo a Firenze perché la torta siamo venuti a prenderla a Firenze da un pasticcere che prepara
torte e biscotti per cani, animali. Sì, animali. Ok, quindi sono proprio curioso di vedere che cosa ci ha preparato per il nostro cane Lucio. Sì. Seconda Giorgia, andiamo. Sì. Dovrebbe essere qua. Vediamo. Cake design. Quindi, secondo me siamo arrivati, eh? Sì. Entriamo? Sì. Guarda qua. Che bella questa, sembra tipo un fumetto. Sì, è vero. Giorgia, ci sei? Io già l'ho vista. Anch'io. La facciamo vedere. Aspetta che accenda anche la luce, vediamo se si vede meglio. Perfetto. Ah. E eccola qui! Buon compleanno, Lucio! Mamma mia, ma io quasi quasi me la mangerei io questa torta, Giorgia. Anch'io. E invece no, perché la dobbiamo dare a Lucio e ai suoi amichetti che arriveranno oggi. Però se non sbaglio ci avete preparato anche una chicca particolare. Sono proprio curioso di vederla. Vediamo, vediamo, guardate, guardate. No! Giorgia, ma sai chi è quello? È Lucio. È Lucio! Tutto fatto con la pasta di zucchero, giusto? Sì. Ragazzi, complimenti. Bravi, bravi, veramente. Ti piace Giorgia? Sì. Sono stati promossi? Sì. Ti piace? Sì. E la sorpresa non è finita, perché per tutti gli ospiti e anche per Lucio ci hanno preparato dei buonissimi biscotti. Giorgia? Sì. Sono buonissimi secondo me. Anche secondo me. Ok, siamo tornati. Lucio! Lucio! Vieni qui. Ehi, vieni Giorgia, fagli vedere. Allora Lucio, guarda che cosa ci abbiamo. Ah, no, 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 no. Lucio, guarda. Ehi. Guarda qui, Lucio! Ehi! Ci abbiamo una torta tutta per te! Non si mangia dopo, perché bisogna aspettare che arrivino i tuoi amici! Anzi, Giorgia, adesso devi chiamare i suoi amici, eh! Ah, sì, è vero! Ok, vado. E poi te bisogna vestirsi anche per bene, perché per la festa di compleanno bisogna vestirsi... bene! Ok, ora ti lascio, Giorgia, togliamo questa roba da qui, perché se no rischia... si rischia che lui mangia tutto! Ok, adesso devo chiamare gli amici di Lucio. Guardate ragazzi, ho preso l'agenda di Lucio, infatti c'è un cane, e qui dentro ci sono tutti i numeri di telefono dei suoi amici. Adesso li chiamo. Chiamo Bobby. Ok, qualche numero. Dai Bobby, rispondi. Oh, ciao Bobby! Ti voglio dire una cosa, vorresti venire oggi alla festa di compleanno di Lucio? Ah, c'è un altro impegno. Va bene, ci vediamo la prossima volta, ciao! Raven, dai, dai! Oh, ciao Raven! Sì, ti voglio chiedere una cosa, oggi potresti venire alla festa di compleanno di Lucio? Vieni? Va bene, allora a dopo. Sì, ora chiamo Virgilio. Ragazzi, Giorgia è in camera che sta cercando di contattare qualche amichetto di Lucio, mentre qui abbiamo la mamma Cinzia che sta preparando un allestimento per fare la sorpresa a Lucio, ovviamente, come vedete, abbiamo la tovaglia sempre con le zampe, palloncini. Che però bisogna stare attento di non farli scoppiare, perché sai che Lucio ha paura. È vero, ho un po' paura. Poi piattini, no, tavaglioni. Guardate. Mamma mia. Allora Cinzia, io direi di incominciare ad allestire. Assolutamente, che dici? Sì. Vediamo se Giorgia nel frattempo è riuscita a sentire qualcuno. Ok. Oh Giorgia, allora che ti hanno detto? Allora, ho chiamato tutti quanti gli amici di Lucio. Sì. E vengono tutti e quattro, tranne Bobby, però c'aveva un altro impegno. Ah, non viene lui? Ok, quando arrivano? Hanno detto sarà un poco. In tutto questo, mentre la mamma sta preparando insieme a Giorgia l'allestimento, Lucio è in cuccia. È curioso perché ogni tanto si avvicina alla porta perché vuole vedere che cosa stiamo organizzando. Ma andiamo a vedere cosa sta facendo. Prima l'avevo lasciato in cuccia, vediamo. Avete visto? Avete visto? Sempre più vicino alla porta. Lucio, purtroppo non ti si può far venire fuori, perché stiamo preparando una sorpresa per te. Sei contento? Vecchietto? Tra un po'
abbiamo saputo che arrivano un po' di amici tuoi. È arrivato qualcuno che sta facendo che cosa? Ve lo spiega Giorgia. Giorgia, che cosa stanno combinando qui nel giardino? Stanno preparando gli agiliti. L'agility che cosa sarebbe? Che sarebbe dei percorsi per cani. Ok, sono quindi le, diciamo, i giochi? Sì, i giochi per cani. Facciamo vedere qualcosina che stanno montando? Sì. Vieni, vieni, facciamo vedere. Guardate, guardate ragazzi. C'è il signore che sta preparando tutto, che poi anche l'addestratore di cane, che dopo poi forse riuscirà a fargli fare anche qualcosa al nostro cagnolino. Sì. E gli amici di Lucio. Intanto. Ah, però dimenticavo! Bisogna aspettare che arrivino gli amici di Lucio, ma bisogna anche far vestire Lucio con un vestito da festa di compleanno, cioè elegante, bisogna vestire elegante perché oggi è un giorno speciale per lui, deve essere il più elegante di tutti. Che dici, Giorgia? Sì, è vero, però facciamo dopo perché ora fa caldo. Fa caldo, facciamo dopo, sì, quando è tutto dopo. Pronto. Sì, perfetto. Allora ragazzi, non vi raccomando, non andate via, continuate a seguirci perché dopo vi faremo vedere Lucio vestito elegante. Sì. Ragazzi, è pronto tutto l'allestimento, guardate! Cioè, guardate il poster, è bellissimo! Che quello lì sarebbe Lucio che sta mangiando la torta. E poi ci sono le zampine, gli ossi, anche quello lì attaccato alla colonna, i piattini, guardate! Dove magari dopo mangeranno la torta. Adesso andiamo a vestire Lucio. E perché stanno arrivando i suoi amici? Ragazzi, siamo pronti. Adesso per la prima volta vi faremo vedere il vestito elegante che abbiamo comprato a Lucio per la sua festa di compleanno. Abbiamo il frac. Ok. E il collettino col cravattino elegante. No, Giorgia, io non vedo l'ora di vedere Lucio vestito elegante. Quasi quasi me lo metto io. Guardate com'è contento Lucio. Lucio! È la tua festa, eh? Tra un po' arrivano anche i tuoi amici. Eh sì. Che carino. Bravo. Coccorino. Ok, track messo, adesso manca il papillon. Che dici? È comfortable Lucio? Vediamo. Girilo un po', di Cinzia. Guardate, guardate ragazzi, come elegante. Adesso non ci resta che aspettare Lucio che arrivano i tuoi amici. Giorgia, hai sentito? Sì, ho sentito! Ha suonato qualcuno, quindi mi sa che è arrivato un cagnolino, amico di Lucio. Andiamo, andiamo, andiamo! Lucio, Lucio, vieni, vieni, vieni! Venite, venite, mi sa che è arrivato il primo ospite. Ciao! Ciao! È arrivato Raven! Oh, ciao Raven! Un regalino! Ehi, ciao! Regalino per Lucio! Sì, vai, lo prendo io! Lucio! Lucio, ciao, guarda! Lucio, ciao, ciao Lucio! Ciao. Allora a questo punto direi che ci accomodiamo e aspettiamo che arrivino anche gli altri. Va bene, andiamo Raven. Andiamo Lucio, andiamo. Stai contento Lucio? È arrivato già il primo amichetto? Vediamo chi è arrivato. Oh, prego prego ragazzi. Vediamo chi è arrivato. Come si chiamano questi cagnolini? Isa. Isa? Isa. Isa, ciao Isa. Ciao Isa. Oh, avete portato un regalo anche per Lucio? Grazie. Lucio, hai visto? Poi che c'è? Vediamo, ma c'è un altro. Allora, voi potete accomodare se volete. Vediamo. Sì, noi siamo insieme. E lei è Alba. Ciao Alba. Ciao. Guarda com'è contento Alba. Lucio. Alba, ciao. Su, su, su. Lucio. Allora, se voi siete d'accordo con me, ciao. Ci spostiamo di là. Va bene? Bene. Così dopo ci divertiamo che abbiamo preparato un percorso giochi per i nostri cagnolini. Andiamo, vai. Giorgia, ma sei contenta? Sì, andiamo, andiamo. Vado a portare io? Certo! Oh! Lucio! Vai Giorgia, vediamo! Lucio, hai visto quanti amici stanno arrivando? Se non sbaglio ancora, ne deve arrivare ancora una, se non sbaglio! Babbo, babbo, l'ha suonato di nuovo! Mi sa che è arrivato qualcun altro! E andiamo, andiamo! Vediamo chi è arrivato! Nel frattempo Lucio si sta divertendo già con i suoi amichetti! Oh, ui, ma che bello! Un festeggiato! Un altro festeggiato! Ciao! Ciao. Ehi! Come ti chiami? Virgilio! Ciao Virgilio! Ehi! Ciao saluta, Virgilio! Amore, saluta! Giorgia, saluta Virgilio! Ciao Virgilio! Guarda. Allora Virgilio, Lucio è di là che si sta divertendo con gli altri cagnolini! Sì. Allora, se volete vi porto con me di là! Andiamo! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo Virgilio! Andiamo! Ah, il regalo! Avete un regalo Eccolo, anche per Lucio! Sì. Oh, grazie!
babbo, ma quanti regali per Lucio! Quasi quasi sono invidiosa, tutto per lui e per me niente. Vabbè, Giorgio, tra qualche mese è il tuo compleanno e poi anche ti porteranno qualcosa. Sì, vabbè, in realtà questo sono per Lucio, anzi, sono proprio curioso di sapere che cosa c'è dentro. Anch'io. Allora, mettiamoli insieme agli altri regali, vai, andiamo. Ok. Guardate! Ma che sono bravi tutti e due! Ciao! Allora, mettiamo i regali qui. Perfetto! Ora che sono arrivati tutti gli amici di Lucio, li possiamo far giocare nei giochi da cani? Giorgia, buona idea, così li facciamo stancare, gli facciamo venire un po' di fame e poi gli facciamo mangiare la super torta che gli abbiamo preparato. Vieni con me, chiama tutti i cani e andiamo tutti insieme, andiamo! Giorgia, se sei d'accordo io direi di iniziare a far divertire i nostri cagnolini. Facciamo vedere che finalmente abbiamo preparato tutto il percorso. Abbiamo chiamato un istruttore cinofilo che ora vi presentiamo, che sarà colui che farà divertire i nostri cagnolini. Ok. Guardate dov'è? È qui il nostro istruttore Fabio. Tu ce la farai? Ce la farai? Proviamo? Attento babbo, se no ti lecca lo schermo. Prendiamo la caramellina e la alziamo in questo modo, perché andiamo a cercare la forma del movimento e poi gli diamo la caramellina ritira, ti dico la mano, rimani, dai, adesso mandi su. Brava, ce l'hai fatta, fallo ancora, vai indietro, su, e adesso mandi. Perfetto, poi dovrai un pezzetto dall'alto. Bene, ora alza seduto, ora gira intorno. Seduto, gira intorno al cane, seduto, tieni la mano sotto al cane e gira intorno al cane, tutte e due le mani. Bravo, e prendilo, vai a fianco al cane e prendilo. Bravissimo. E questo si chiama seduto di intorno, come si chiama il cappello. Grande Lucio, bravo Lucio, bravo! Dai Lucio, forza, andiamo. Bravissimo, serpentina, bravo serpentina. Serpentina, 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 serpentina. Forza, 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 forza. Gira a sinistra, bravo. Ancora, adesso andiamo su, serpentina. Serpentina, bravo. Bravissimo, qui giriamo, bravo. E qui saltiamo, pronto? Dai Lucio, hop. Va bene. Dai, Giorgia, ha fatto il furbo, ha fatto. Non l'ha saltato! No, non l'ho visto, lo voglio rivedere. Pronto? Vai Lucio, hop. Bravo. Oh, ma è bravissimo. Ancora. Complimenti Lucio, vediamo. Dai Lucio, no. Non fare il furbo. Dai, hop. Bravo. Vale, bravo. Hop. Dai, va bene, un errorino ci sta, questo è un punto. Poi okay. Abbiamo il tubo. Ai ai ai, tubo. Allora lui dovrebbe entrare qui dentro e uscire dall'altra parte. Lucio! Bravo! Ma è bravissimo! Giorgia, ma sei contenta? Sì, sono contenta. Io capisco cosa sbaglio. È che gli dico delle cose sbagliate e lui non le fa. Perché ecco. I cani hanno dei comandi precisi, sì. Bravo Lucio, bravo Lucio, grande bravo. Lucio. Lucio, bravo, bravo Lucio, bravo. Dai, portalo al tubo, faglielo usare. Vediamo se ci riesce Giorgia. Vai, portalo lì, portalo lì, Giorgia. Faglielo vedere, ma non glielo dai. Devi essere veloce con le mani, vai, scappa. Vai, 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 chiamalo, vai, chiamalo. Vai, vai, Lucio. Chiama, vai, corri al tubo. Vai, vai, chiamalo, chiamalo. Lucio. Bravissimo, bravo! Bravo! Lalo, bravo, ogni due gli dai un bottone, continua, bene, dagli un pezzetto, ok, bene, ancora, andiamo! Lucia! Virgi! Va bene! Brava, vieni, vieni! Bravo! Vieni, vai, Isa, Isa, vai, vieni, Isa, brava, Isa, Isa, vieni. Vai. Bravo. Bravo Lucio. Premio. Adesso abbiamo, preparati per il tubo. Bravissima, vai, hop, hop. Hopla. Vai, hop, hop, bravissima. Brava ragazza, fatti vedere come sei bella. Ma che sei bella. Ehi. Hey. Bravissima. Sei, ferma. Vai. Hop. Wow! Ragazzi, come avete visto, i cani si sono divertiti con i loro giochi, ma adesso è arrivato un momento speciale che vi dirà Giorgia. È arrivato il momento della torta! Si va a chiamare Lucio con tutti i suoi amici e canteremo tanti auguri a Lucio! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Lucio! Tanti auguri a te! E Lucio, ora è arrivato il momento di tagliare la torta e mangiarla. Vediamo se assaggio un po'. Mmm, è buona! Vai Giorgia, passami il piattino
E facciamo la prima fetta per Lucio, vai a metterlo lì. Perfetto, adesso non ci resta che chiamare i nostri amici più il festeggiato. Lucio! Vieni, vieni Lucio! Lucio, guarda che ti abbiamo preparato, vieni qua. Ehi! Mmm, che buona! Buona Lucio, eh? Buona! Giorgia, che dici, gli sta piacendo la torta? Sì! Può mangiare? Sì, vai, si può mangiare! È tutta vostra! Guarda, wow, guarda qua! Mmm, che fame! Vediamo, vediamo! Ma è buonissima! Guarda qua, vediamo, vediamo, vediamo! Ok ragazzi, allora sono andati tutti via, gli amichetti di Lucio sono andati via, ma abbiamo Giorgia che piange perché si era affezionata a un cagnolino. Giorgia! Dai Giorgia, ma hai detto la padrona di Alba che quando vuoi la puoi andare a trovare? Alba! Oh Giorgia, dai! Ti ha detto che quando vuoi la possiamo andare a trovare. È una festa, tu ti metti a piangere. Guarda Lucio che mi sta lavando tutta la gamba. Lucio? Come è andata Lucio? Ehi Lucio, come è andata? Come è andata? Allora Giorgia, facciamo così. Ti asciughi le lacrime e gli facciamo aprire a Lucio tutti i suoi regalini. Che dici? Dai, allora fatti lavare la faccia e poi apriamo i regali di Lucio. Va bene? Piccino. Lucio, è arrivato il momento di scattare i regali. Vediamo. Quindi, allora aspetta, vediamo, aspetta, aspetta Giorgia. Facciamo sentire questo qua, tanto lo so che cos'è. Che cos'è Lucio? Vai, apri Lucio. Apri Lucio. Dai, dai. Sei meno fermo. Vai Lucio, prendilo, prendilo Lucio. Vai, scatta il regalo. Bravo, bravo Lucio. Bravo, l'ho preso. Bravo Lucio. Bravo Lucio! Ma sei forte! Ehi! Sei contento? Vieni qui! Ah, ah, lascialo! Lucio non me lo vuole lasciare! Ok, niente, ok. Cosa c'è qui? Lucio? Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Guarda Lucio! Guarda Lucio! Oh! Oh! Vai, prendila! No, niente! Lucio vuole la ciabatta! Lucio! Guarda, faccio vedere anch'io, Lucio! Guarda che c'è qui. Vediamo cosa c'è. Un altro osso, Lucio, guarda che c'è, cosa c'è qui. Guarda cosa c'è qui. Aspetta, vediamo se riesco. Oh, guarda qui. No, lui vuole un gioco soltanto. Vabbè, abbiamo l'ultimo. Quindi un osso, una pallina. E là c'è la ciabatta. L'altra ciabatta che l'abbiamo nascosto perché sennò lui ci scappa. Lucio, guarda cosa c'è qui. Un frisbee, questo noi lo lanciamo. E tu forse ce lo riporterai indietro. Ragazzi, come avete visto, Lucio si è innamorato di questa ciabatta. Vediamo un po', Giorgia, te la do a te, tu gliela lanci e vediamo se Lucio. Ehi! Lucio? Vai Giorgia, tieni la ciabatta, aspetta. Vai, gliela lanci fino laggiù. Uno, due, tre, via! Bravo Lucio, vieni qui! Vieni, bravo! Ragazzi, oggi abbiamo fatto il cane più felice del mondo. Prendi l'osso, Lucio, prendi l'osso. No, a lui gli piace la ciabatta. Gli piace. Vediamo, dammi qualcos'altro. Lucio, guarda questo è grosso. Uno, due, tre, e Lucio, via. No, la ciabatta non la vuole lasciare, ragazzi. Vai. Ragazzi, con oggi abbiamo terminato un altro video. Abbiamo cercato, io con Giorgia, con mamma Cinzia, di rendere speciale la sua festa di compleanno, che come dicevo stamattina, oggi compie 11 anni, ma in realtà ne ha 80 circa. Te Giorgia, prima di chiudere, vuoi dire qualcosa? Sì, babbo. Ragazzi, se ci avete un animale a casa, li dovete voler bene, ma soprattutto trattarlo come un componente della famiglia. Con questo abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ah, dimenticavo, cosa devono fare poi? Ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. E oggi io con Giorgia e il nostro cagnolino festeggiato Lucio, e anche la mamma dietro la telecamera, vi salutiamo con un grande wow! Noi siamo Sandro e Giorgia.